Morale finalmente alto in questo inizio di settimana in casa biancazzurra dopo le buone prestazioni con Latina e Catania. È arrivata finalmente la prima meritata vittoria che ha rappresentato la fine di un incubo per Pucino e compagni. Tutti si augurano che nella gara con la Virtus Entella sia arrivata la classica svolta. Certamente i 3 punti conquistati sabato scorso all'Adriatico Giovanni Cornacchia hanno rivitalizzato l'intero ambiente e sbloccato psicologicamente il Delfino, che ora non vuole più fermarsi. A Crotone, in quello che la classifica indica come una sfida diretta, Marco Baroni avrà anche il problema dei nazionali, che non potranno essere della sfida con i pitagorici. Bjarnason, Zupari e Ceboldor, oltre al giovanissimo Maloku, dovranno dare forfè e, considerando il difficile recupero di Salamon, per il tecnico biancazzurro in difesa ci sarà poco da scegliere, con Ćosić e Pesoli schierati come centrali. A centrocampo il nodo riguarda la sostituzione di Bjarnason con Lazzari in pole position. Scalpita per giocare dal primo minuto anche Matti Nilsen, mentre per l'attacco Maniero dovrebbe essere preferito ancora a Melchiorri. Anche nel Crotone degli ex Martella, Modesto e Berardocco, il trainer calabrese dovrà rinunciare ai nazionali Balasa, Dezzi, Padovan e Ricci. A Lanciano i tifosi si godono la vittoria di Cittadella e una posizione di classifica forse in attesa dopo lo scetticismo iniziale. E invece i rossoneri sono alle spalle dei battistrada e sognano di salire ancora, approfittando di un calendario che propone domenica la sfida casalinga con il ripescato Vicenza. Contro i biancorossi veneti non ci sarà il bomber Cerri, impegnato con la nazionale. Da valutare in settimana le condizioni di Amenta e Ferrario. Il secondo, che ha già ripreso a correre col gruppo, potrebbe anche farcela e si tratterebbe di un ritorno gradito ed importante per una difesa che ha incassato 13 gol in 7 gare, quasi 2 a partita.